persone criticano un guscio. No, criticano il guscio, criticano l'aspetto, criticano tante cose. And it's 8, 7, 6, 5, 4, 3. Marcio indietro, vai. Vedi come siete già cambiate? Elizabeth, io ti ho scelto per questo percorso di Yes I Can perché sei una grandissima guerriera. Non mi dire che vi state pure divertendo, non ci credo. And it's 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vorresti una rivincita? Voglio una rivincita non per gli altri, per me. Mi chiamo Elizabeth Zakian, vengo da Milano, ma sono di origine egiziana, infatti parlo l'arabo con l'accento milanese. Poi ma fish muskele, ana kotta toilette f Milano, kana andi dilwati andi temenio toilette in Sena. Ho 38 anni, peso 51-52 kg in base alle mattine e sono alta 1,67 m. Allora, diciamo che se qualcuno mi guarda da fuori potrebbe pensare che io non abbia bisogno di perdere peso. Come quasi tutte le donne, io penso di non essere soddisfatta di come sono al momento. Perciò vorrei diventare comunque muscolosa, tonica ed energica. Ragazzi, c'è veramente tante storie da raccontare qua. E ripeto, sai, la verità è che spesso e volentieri la società e anche i parenti Ci danno questo valore legato soltanto all'aspetto fisico essendo donne. Per quanto mi riguarda, io penso che una donna, quando si guarda allo specchio, cerchi sempre un qualcosa di più. Io voglio essere contenta per come mi vedo la mattina, la sera e anche quando non sono bella voglio essere contenta anche in quei momenti. Secondo me nella vita non bisogna giudicare gli altri, ma la prima cosa che bisogna fare è pensare a se stessi, gioire quando qualcuno accanto ha avuto una felicità. Perché purtroppo, secondo me, quello che ho notato anche viaggiando e incrociando tante culture nel mondo, ho notato che purtroppo si usa molto in questo paese usare le energie per invidiare gli altri invece che per cercare di migliorarsi o di gioire, perché quando tu gioisci per un'altra persona ti senti, cioè se fai una gara e la persona ha vinto, invece che essere infelice di invidiarla, dire cavolo, cavolo, che bravo che è stato, cioè complimenti, vorrei diventare come lui, ma non con senso di invidia, ma con senso di felicità. Well, yes I can, perché torniamo e noi, e chiudo, siamo guerriere, 4, chiudo, ancora, ancora, 4, occhio, 4, ultimo 4, 4, occhio, diventano 2, la vita è bella, ancora, 8, 7, io vivo ogni giornata, 6, cerco di vivere, perché sono un essere umano, non sono un robot, cerco di vivere ogni giorno al 100%, quando mi viene detto fai troppo, perché? Io voglio fare, perché tanto io lo so che quella stanchezza che provo la mattina o in alcuni momenti è finta, è un messaggio sbagliato che il mio cervello passa al mio corpo. And 8, ginocchio giù, recupero. Lascia anche le mani giù, quadrupedi, porta su, una gamba, fletto il piede a martello, spingo in su come se stessi provando di lasciare l'impronta sul soffitto. Piano piano, vengo in su, and 8, and 7, and 6, and 5, and 4, fianchi che sono parallele, fletti il piede a martello, ancora, 4, 3, 2, recuperate per favore, giù,
Elizabeth, io ti ho scelto per questo percorso di Yes I Can perché sei una grandissima guerriera, sei una donna che non si abbatte mai, non getta la spugna, che decide sempre di mettersi in gioco, e per questo sono molto contenta che stai facendo questo percorso. Dunque, quando mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla, non sentivo nulla dall'ombelico in giù, avevo perso totalmente la sensibilità. Dopo 2 settimane di ricovero ho capito che si trattava di una malattia demielinizzante, perché per essere sclerosi multipla deve esserci un secondo episodio. La dottoressa che me l'ha detto ha iniziato a dirmi tutta una serie di parole di cui non capivo nulla. Io non sapevo niente di sclerosi multipla. Quando sono uscita da quella stanza sono crollata per terra. E ho chiamato ai tempi, mi pare, prima mia madre e poi il mio ragazzo. Quando sono stata dimessa dall'ospedale, ho guardato mia mamma e è una cosa un po' triste, perché le ho detto: mamma, forse per la prima volta nella vita non invidieranno qualcosa che ho. Elizabeth, il fatto che tu convivi con la sclerosi multipla è una cosa per me molto importante, perché io lavoro con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla con il trampolino. Stiamo facendo studi scientifici che sono molto importanti per aiutare le persone che convivono con questo, diciamo, condizione di sclerosi multipla, che è una questione anche spesso e volentieri legato alla forza muscolare e alla stanchezza. Così, Elizabeth sta qui per affrontare una voglia non solo di cambiare vita, stile di vita, ma superare se stessa dal punto di vista energetica. E per fare questo io sto aiutando Elizabeth a affrontare l'allenamento con trampolino e con la pedana vibrante, ma dall'altra parte ho deciso di aiutare anche con un percorso di nutrizione, con Mai Dire Dieta, e con l'integrazione con i miei integratori. All'inizio, cioè, è stata dura, perché io dopo neanche un mese ho avuto un'altra ricaduta, perché di solito ti imbottiscono di cortisone, e dopo neanche un mese io sono stata male di nuovo, quindi mi hanno dato altro cortisone e sono ingrassata 15 kg in penso 2 mesi. Quindi mi sentivo diversa, malata, ignorante perché non sapevo nulla, e grassa. Nel mio caso, quando io dico che ho la sclerosi multipla e tutti, ah poverina, io dico: ma a me ha migliorato la vita. Veramente, perché all'inizio è stato duro, ho avuto tante ingiustizie anche a livello lavorativo, e tanto ho subito diversi momenti di mobbing che mi hanno buttato giù, e all'inizio non sapevo nemmeno cosa fosse la categoria protetta. Però io, quando parlo della malattia, io mi presento: ciao, sono Elizabeth e ho la sclerosi multipla. È come se fosse la mia sorella gemella, perché mi ha cambiato veramente la vita in meglio. Elizabeth, il tuo rapporto con il cibo? Innanzitutto sono nata in un ristorante. Avevo la fortuna di essere molto magra, lo dico adesso che ho 38 anni, perché potevo mangiare tutto senza ingrassare ed ero tipo Olivia. Poi crescendo ho scoperto che esiste la costituzione che cambia, e quindi la prima volta che sono ingrassata sono rimasta traumatizzata, perché non sapevo neanche cosa volesse dire. Ho iniziato ad ingrassare e dimagrire, ingrassare e dimagrire. Nei primi anni perdevo 10 kg, ne rimettevo molto velocemente, sempre e solo con la dieta, perché per me lo sport era troppo difficile, complicato, faticoso. Già era difficile dover seguire ingredienti e cose da rispettare a livello alimentare. Non mi conosci, fa caso che okay. Non mi conosci. E qualcuno viene da te e dice: devo perdere peso. Qual è la prima parola che ti salta in mente? Devi pensare un attimo al tuo metabolismo e capire se è un problema di metabolismo, se è la tua testa, se è il tuo corpo, se sei sempre seduto, se mangi male. Capire un attimo come ti nutri, perché comunque ho capito negli anni, anche grazie a quello che mi è successo nella vita, che è molto importante la qualità di quello che si mangia, la modalità in cui si mangia, il tempo che prendi nel tuo pasto e anche come ti approcci al momento del pasto. Quando parliamo proprio di forza muscolare, parliamo innanzitutto di aminoacidi. Aminoacidi partendo con la BCAA. Allora, BCAA sono aminoacidi ramificati che aiutano quasi all'immediato di dare forza e potenza ai muscoli. Si calcolano più o meno 1 grammo per ogni 10 kg di peso. Tu sei qui per una questione muscolare, ci puoi spiegare perché? Nel 2008 ho scoperto di avere la sclerosi multipla e sono una testa dura e quindi non mi faccio sconfiggere, non ascolto e non ascolto, nel senso, anche se il dottore mi ha detto la prima volta: no, non puoi fare sport, quando mi hanno imbottita di cortisone, io sono andata a fare sport. Però sono sempre stata abbastanza pigra, usando 12.000 scuse per non fare sport. L'anno scorso, con il lockdown, ho iniziato a seguire i tuoi video
e seguendo le tue lezioni 3 volte al giorno, visto che stavo meglio psicologicamente, mi sono cresciuti i muscoli. Che però ho riverso quando poi mi sono di nuovo assestata con il secondo, terzo, non so neanche anche il numero di lockdown siamo arrivati. E quindi io voglio avere una muscolatura perché amo la vita, sono una persona che comunque crede nella felicità e vorrei essere autonoma fisicamente sempre. Parliamo anche di un'altra cosa che aiuta proprio la salute globale del corpo. Parliamo della microbioma. La microbioma sono la flora batterica del nostro intestino che ci aiutano metabolismo, qualità della pelle, sistema immunitario. E mia amica Elizabeth mi ha parlato del fatto che ha un po' di problemi con glutine. E così all'Elizabeth la voglio dare 3 prodotti. Curcumax, Enzymax e Pro Bioactive. Questi 3 prodotti aiutano l'apparato digerente a lavorare al meglio. Innanzitutto parliamo dei probiotici. Pro Bioactive è un quadro completo di probiotici e prebiotici per migliorare proprio la salute del microbioma, potenziando il sistema immunitario, migliorando il metabolismo e aiutandoci a proprio ridurre l'infiammazione nel corpo. Enzymax è un quadro completo di enzimi digestivi più prebiotici per aiutare il nostro corpo a digerire meglio. Con Enzymax abbiamo la possibilità di aiutare il nostro apparato digerente a funzionare al meglio, alleggerendoci da una parte e migliorando la digestione. Poi c'è Curcumax. Allora, curcuma è veramente gettonato su internet, però c'è curcuma. Questa è una curcuma che è titolata 95% di curcumina, micronizzata per aumentare la biodisponibilità e un'aggiunta di zenzero e di piperina. Questo è molto importante per aiutare l'assorbimento dei principi attivi, per aiutare a nutrire il nostro corpo. E questo l'ho data a Elizabeth perché aiuta la salute di tutto l'apparato digerente per aiutarla anche con le intolleranze alimentari. Allora, Elizabeth, dimmi come sta andando. Allora, sta andando bene, nel senso che allora, a livello di integratori mi sto trovando benissimo, qualcuno lo conoscevo già, 2 non li conoscevo e penso che mi stiano facendo, non lo so, credo mi stiano facendo effetto, soprattutto per... Allora, andiamo per i nomi. Allora, la curcuma e il probiotico lo prendo la mattina, appena mi alzo. La curcuma e lo zenzero è ottimo perché io prendevo quello di un'altra marca, però era solo curcuma e questo invece c'è anche lo zenzero che mi aiuta la mattina perché ho spesso problemi di nausea appena mi alzo. E invece questo con lo zenzero mi facilita tanto. E poi l'altro invece sono gli aminoacidi che prendo prima dell'attività sportiva e quelli mi devo ricordare di prenderli prima dell'attività perché se no mi scordo perché sono nella stanza sopra dove non mi alleno. Mentre prima di andare a dormire, poi prima del pasto principale, prendo un altro che ha l'etichetta verde, io non ricordo il nome. Enzymax. Bravissima. E il Reishi, il Ganoderma, che prendevo anni fa. E avevo smesso di prenderlo per vari motivi, ma mi trovo benissimo e mi aiutano, vedo che sto dormendo anche meglio.